Buongiorno a tutti, oggi è il 7 di ottobre 2019, ci troviamo all'interno del perimetro dell'Area Cani in via San Giovanni Bosco. Professore, cosa vogliamo far vedere? Siamo praticamente quasi in uno scenario post bellico dove sembra di vedere cantieri della ricostruzione, ma qui non c'è niente da ricostruire, ma c'è solo da demolire, perché è in atto il cantiere per il teleriscaldamento. Naturalmente io mi ripeto, ma il villaggio Europa in questo momento è una zona di guerra. Questo prato che era uno sfogo, era comunque un'area usufruibile per passeggiate, per i cani, per l'attività sportiva, eccetera, eccetera, in questo momento è ridotto a un deposito di terra, e probabilmente per molti mesi avrà le tracce e le conseguenze di questo danno. D'altra parte, bisognava anche prevedere che c'era la necessità di stoccare migliaia di metri cubi di terra. Questo non è un problema mio, è un problema tecnico che qualcuno avrebbe dovuto risolvere. Certamente l'hanno risolto così, forse è la formula più semplice e più facile. Speriamo che poi tutto venga rimesso a posto, perché abbiamo visto anche i marciapiedi prospicienti, esatto, che sono sbriciolati, l'asfalto sbriciolato. L'asfalto sul marciapiede sbriciolato. Sbriciolato, e quindi speriamo. Ecco, vedremo poi in seguito queste belle piantumazioni, queste piante che facevano la corsia centrale, che per gli scavi sono state danneggiate nelle loro radici. Adesso vedremo poi nello specifico, però io mi domando, uno scavo lo puoi fare anche mezzo metro più in là senza toccare, diciamo, il groviglio radicale delle piante, perché sennò a questo punto fai un lavoro e danneggi centinaia di piante che si procura quindi un danno enorme alla città. Certo. E al quartiere. Va bene. Adesso andiamo a vedere. Questa è la prospettiva. Qui dove ci sono i soldi si lavora anche di domenica e non si guarda tanto per risortire. Questo diventerà, per chi non l'ha ancora capito, un monopolio naturale. Monopolio naturale di un'utenza naturale, perché ci imporranno il rischio. Come le autostrade. Vuoi fare un tragitto comodo? Prendi l'autostrada, che le hanno regalate ai Veneto. Qua vediamo chi la regaleranno, perché più o meno andrà a finire così. Vediamo chi regaleranno questo monopolio, perché una volta che ci siamo spogliati i nostri condomini delle nostre caldaie, ecco che siamo completamente nelle mani di chi ci fornisce acqua calda per i bisogni delle case. Questo sarà il futuro. Non ci sarà nessuna, come dire, sensibilità sociale, ma ci sarà una sensibilità solo al profitto. Speriamo che venga regolamentato, non come le autostrade, dove ogni anno e comunque c'è un aumento prevedibile e a volte non giustificato, visto il ponte crollato e visto i viadotti e le cose. Va bene, chiuso la parentesi, arrivederci.